Come cambia la consistenza al tatto. Questa è duretta, questa è più dura. Sì, questa è più dura. Blom blom blom. 120 giorni? 120. Sembra la pancia di Homer Simpson questa qui. Signor Tatto, quanto è buono! Chianina frollata 120 giorni. Amici di Braciami Ancora, sono in Val di Chiana, nello specifico sono a Cortona, meravigliosa cittadina in provincia di Arezzo. Oggi parliamo di chianina in un modo diverso dal solito. Certo l'assaggeremo, certo ce la mangeremo, certo rosicchieremo l'imponente osso dei bistecconi, però un passo alla volta, perché voglio presentarvi una persona che ci accompagnerà per tutto il video. Manuele, piacere. Allora, Manuele di mestiere fai il ristoratore, il tuo ristorante si chiama La Braceria. No, per fortuna. Praticamente sta pizzico prima di entrare a Cortona, no? Sì, proprio sotto. Tu stai a Cortona, leggi Braceria e metti la freccia. Mi devo fermare, okay, per forza, certo. Dunque, Emanuele, tu a differenza del 99% dei tuoi colleghi hai deciso che questo video iniziasse non nel tuo ristorante, assolutamente, ma qui, in mezzo alla campagna. Perché siamo in un micro allevamento di chianine. Sì, allevamento secondo me non è neanche no, termine, no, allevamento è una casa. Forse è un presidio della chianina, è qualcosa, ragazzi, di autentico, di meraviglioso. Adesso ve lo faccio vedere bene. Tu qui prendi la tua carne. Esatto. E ci hai fatto uno studio, praticamente ci hai buttato il cuore su questo progetto che hai fatto. Sì. Mi piaceva da morire raccontarlo. Però prima di iniziare questo percorso, dobbiamo andare a trovare chi? Francesca e Giordano. La figlia e babbo, giusto? Figlia e babbo che ci preparano questi belli animaletti da vedere. Andiamo. Ah, oh, te lo dico subito, guarda. Qualora mai le bistecche non fossero buone, mi piacessero, ti buco le chiappe, ok? Ah, io vado via. Perfetto, c'è anche il fortunio. Va bene. Allora, andiamo a chiamare Francesca e Giordano. Franci, Giordano? Sì? Ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno. Piacere, Francesca. Tu sei Giordano. Ciao, beh, grazie mille. Grazie. Vi rubo una mezz'oretta e poi ce ne andiamo. Perfetto. Dove stanno i chianini? Sono sotto casa. Dove stanno? Qui. Qui e di qua. E fammele vedere, dai, andiamo. Innanzitutto grazie per l'accoglienza. No, che grazie a voi che siete venuti. Guarda, si respira veramente un'aria familiare. Tu hai iniziato a lavorare, a allevare chianine quanto tempo fa? Da quando sono nato. Quindi quanti anni sono passati? Sono passati 82 anni. 82, ti porti bene, lo ricordi. Senti un po', ma 80 anni fa l'allevamento della chianina veniva fatto per un altro motivo. Sì, veniva fatto per lavorare la terra. Perché questi nascono come grandi alleati dell'uomo per lavorare sì, la terra. Per lavorare la terra, allora i trattori non c'erano, gli anni 40, 50, no. Ma scusa, ma quando 40, 50, 60 anni fa, poi la chianina finiva nel piatto o no? Finiva nel piatto, ma che finiva, i bovi, le vacche andavano tutti a Roma. Tutti a Roma. E a te che ti rimaneva? E non ci rimaneva niente. O zoccolo, che te rimaneva? Nemmeno lo zoccolo non rimaneva. Allora, tua figlia mi ha detto, allevare questi animali è sacrificio, tirarlo su bene. Quanto fieno deve mangiare una bestia? Ma il fieno non è che ne mangia tanto, è il mangime. Vuole. Quanto ce ne vuole? Ce ne vuole dai 50 ai 60 quintali. Nel corso della vita, per fare nuovi telletti dei 4-5 quintali, ma vitelli dei 7 quintali. Ma te potevi mettere a allevare quelle francesi, le limousine, quelle rendono tanto, sono più facili, no? No, ma io sono nato con queste, no, quelle lì non mi piacciono. Non le tradisci? Sono fedele alla chianina. Che ti piace del sapore della chianina? È tutto. A me mi piace anche la trippa. Tu sei il manifesto di quanto sia bella l'Italia e di quanto sia bella la Toscana. Ti ringrazio, grazie mille. Grazie. Io voglio, ogni volta che entro in queste realtà mi emoziono. Poi Fra, eccomi, dimmi tutto. Ciao Michi, sono arrivata alla Braceria, giusto? Sì, esatto. Ok, sto qua, sono arrivata, vi aspetto. Va bene, arriviamo subito, guarda, io sto in mezzo alla campagna, c'ho un trattore dietro e un minuto e siamo da te, arriviamo. Andiamo. Quanti coperti c'hai? Una settantina. Settantina, troveremo posto? Sentiamo. Dai, va. Quella che sta bevendo da sola al bancone non è un'ubriacona, ma è Francesca. Wow. Andiamo, va, te la presento.
Allora, lei è Francesca. Ciao, piacere, piacere, ancora grande ubriacona. Ti sei persa una, diciamo, una chicchetta di produzione, allevamento di chienina pazzesco, te lo vedrai nel video. Va bene. Però c'è un'altra persona che tu mi volevi far conoscere. Ovviamente. Che è il tuo macellaio. Certo. Bene. Mai faticato così tanto, ragazzi, per assaggiare una carne in un ristorante, perché Emanuele ha preteso che mi facessi una chiacchierata prima con te, che di nome fai Manolo e di mestiere fai il macellaio. Il macellaio. Tu hai un ruolo fondamentale in questo ristorante perché fornisco il ristorante della chianina. Sei il selezionatore praticamente delle carni, delle chianine di questo ristorante, che tu sei specializzato in chianina. Esatto, in chianina e in carni locali in genere. Allora, due cose importanti. Dietro di te in questo ristorante ha allestito una parete. Che so tutti sti fogli? Sono certificati IGP, sì. Che servono ovviamente a certificare la provenienza e ovviamente la qualità delle chianine che noi forniamo al ristorante. Quindi in questo caso questa chianina qui, sì, fa, diciamo, è certificata da, l'avevamo visto, questo certificato, da questo qua. Certificato. Esatto. Ora, tu conosci Francesca, noi siamo, sì, stati da Francesca e dal papà, in realtà bellissima, ma non riescono loro a fornire un ristorante del genere. No, dove altro trovi, no, carne la chianina? Se trova? Sì, sempre da allevatori locali qui della Val di Chiana, della Val di Chiana Retina e della Val di Chiana Senese. In soldoni, conviene allevare la chianina oggi dal punto di vista economico, secondo te? Dal punto di vista economico non proprio, però se uno ha la passione per la carne, per la buona carne e per il territorio, ovviamente sì, quindi sei ripagato. Tu devi essere spinto da profonde motivazioni. Certamente. Perché no, la concorrenza delle altre carni è dura, no? È dura, in questo momento è dura, però la chianina tiene botta e grazie a allevatori come Francesca, Giordano e a ristoratori come Emanuele riusciamo a tenere botta veramente alle altre carni. Quello sì. Volentieri. Ti dai che è ora di mangiare. Tu sei il grigliatore? E così dicono. T'hanno scelto piccolino, t'hanno, sì, scelto. Ma qual è il tuo soprannome? Stellina. Stellina, a posto, sì. Si vede, no? Si vede. Non è ancora tempo, ragazzi, di assaggiare la carne di questo ristorante. Perché? Perché qui trovate un format unico in Italia. Emanuele, che si è inventato? Vi fa provare la chianina con quattro frullature diverse. Guardate qui, seguitemi. 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni. Già lo so che stai pensando. Quattro tipologie di frullature, quattro bottiglie, no? Lo vedi che l'ho abbracciato? Esattamente. Non avevo dubbi. Ci siamo preparati anche su quello, quindi dai. E quindi... E qui c'è una selezione di vini molto bella, no, e quindi andiamo ad scegliere. Ma noi gli diamo carta bianca? Ovvio. Fra quattro bottiglie, è meglio vai, che trovi. Dai. Vai. Noi intanto approfondiamo il discorso vai su ste bistecche. Manuè, sì, oggettivamente sei l'unico in Italia al quale io ho visto fare frullature di questo genere. 30, 60, 90, 120 di chienini. Esatto. Studiamocele una a una. Bravo. Partiamo da 30, no? Io le tocco, è un po' duretta. Uh-huh. E l'osso ovviamente è pulito, è una bistecca, diciamo, ordinaria. Ordinaria, bravissima. Sono abituato a vederne tante di, bravissima, bistecche così, 30 giorni. Qui già andiamo su 60 giorni? Esatto, quella, diciamo, la bistecca piaciona per eccellenza, la bistecca... Questa è quella che ti va di più, questa qua, 60 perché, giorni. Esatto, perché... E rispetto a quella di 30 si è intenerita un po'? Esatto. Già c'è qualche nota aromatica, qualcosa? Esatto, e c'è un sapore bello, comunque delicato, che non dà fastidio, assolutamente, anzi è molto piacevole. Io la chiamo la piaciona questa. La piaciona. Passiamo a 90. Come cambia la consistenza al tatto. Questa è duretta, questa è più dura. Sì. Questa è più dura. Blom blom blom. 120 giorni? 120. Ragazzi, sembra la pancia di Homer Simpson questa qui. Mitico, guarda com'è bella la mia ciccia! Un occhio allenato, ragazzi, si accorge che questa bistecca è frullata perché ci sono queste piccole parti di grigiume, esatto, che sono caratteristiche della frullatura, ovvio, no? Ovvio. Che ne danno gli aromi. Mi spieghi come ti è venuto in mente di arrivare a frullature di 120 giorni di chianina? Perché la chianina non è una razza che è quelle che si frullano bene bene bene. Allora, noi vendiamo sempre esclusivamente chianina, però cosa abbiamo? Abbiamo 5 celle di frullatura. Una la utilizziamo per le carni estere, perché ovviamente lavori pure un po' di ostie. Esatto. Rubia Gaglia, che la conosci per caso? Sì, 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 presente. Quindi quando andiamo a fare dei confronti, delle comparazioni, delle degustazioni, abbiamo bisogno di tirar fuori dalla chianina qualcosa di importante, qualcosa di persistente. Essendo una vitellona da 18-24 mesi per normativa, non può tirar fuori, se non essendo molto frullata, quegli aromi, quelle sensazioni di gusto molto lunghi. Voglio quindi assaggiarle. Quella è la brace, sì, il fuoco c'è. Stellina è perso, però lo troveremo. Abbiamo stellina torna e ce le mangiamo. Francesca, mentre Stellina ci
prepara la prima bistecca, hai 30 secondi per parlare dei quattro vini che hai scelto. Allora, iniziamo con quella frullata a 30 giorni con un rifermentato metodo ancestrale di Syrah. Arenite 2015, Syrah in purezza. Poi passiamo a un Chianti Classico 2019, Volpaia. Sì. Per finire con una riserva per quella da 120 giorni. La 30 giorni? Sì. Bene, ragazzi, armatevi di forchetta. Ve lo dico, sono quattro assaggi di quattro frullature diverse, quindi andremo un po' veloce per non annoiarvi, però ci segneremo tutte le diversità che queste carni ci regaleranno in bocca. Dunque, Manuè, questa è dura, eh? Cioè, questa è proprio carne, si sente che qui tocca masticare. Signori? Un altro parametro potrebbe essere la mandibolosità. Quanto? Ah, bella, sì. Te posso dire? Qui ci sta tutto tuo padre. Mamma mia, è proprio tenace. Lo sapete, ragazzi, dentro a sta carne chi ci sta? Ci stanno secoli e secoli di chianine che aiutano l'uomo ad arare i campi. Cioè c'è sta quella muscolatura, quella verve, quella grinta. Dimmi se mi sbaglio, se c'è la stessa. Cioè, buona e rustica. Bam! Amica mia, tu sei proprio buona a scegliere i vini. Buona. Buona. Grazie. Buona. Immaginavo. Grazie. Come stiamo messi? 60 giorni? Dai, va. Metti, che vuoi? Dai, stai lì, dai, stai lì. Dai, stai lì. Ti è, Fra? 60. Già l'odore è un po' più intenso. Si sente già che è un odore che ti rimane. E al taglio, effettivamente, già è diverso. Il coltello fatica di meno. Assaggiamo, va. No. Considerazioni su questa chianina frullata 60 giorni, vi ricordate la chianina dei 30 che era quella che faticava e tirava l'aratro? Bene, questa mucca, ragazzi, è passata dall'aratro al mouse, dai campi all'ufficio, praticamente sta in smart working, però attenzione, si sente che se la fate incazzare vi manda sempre riccamente a f***o. Si sente che c'è la carne della chianina, il DNA della chianina, tanta roba, questa chianina che mi si è evoluta, dal campo all'ufficio, non male. Francesca, nei locali, sì, che stai iniziando a frequentare con me, ti sei accorta che tra un piatto e l'altro non ti portano il sorbetto, ti portano l'osso buco, eccolo qui. E ti piace l'osso? Beh, buono. Ti piace più l'osso o più il buco? Più l'osso. Non avevo dubbi. E senti un po', come lo prepari questo? Cotto nella brace con un pochino di panco croccante, delle verdure al naturale e che si abbina il midollo, che è una bella cremina di midollo, con la tartare maturata di chianina 120 giorni. Chiedo al macellaio, fino a 15-20 anni fa che fine faceva l'osso buco? Nel secchio. Nel secchio, oppure? Osso buco. Al cane? Al cane, sì. E oggi tu quanto lo metti questo? 18. 18 euro. Quando mangiate questo, fate questo, uno, onorate Francesca e suo papà, due, ragazzi, avete un approccio etico nei confronti della gastronomia carnivora, e tre, ragazzi, date una grossa soddisfazione allo chef che si è messo qui e ha elaborato tutto questo. Bravo! Guardate quanto è buono! La Madonna! Abbiamo iniziato con la chianina che tirava l'aratro, abbiamo trovato una chianina che dall'aratro è passata in ufficio col mouse, vediamo questa. Oh! Questa mi si è laureata alla Bocconi. C'hai una bistecca laureata nel tuo ristorante? Sì, 90 lodi. Sì, che al massimo hai scritto una schedina. No, neanche. È un gratta e vinci al massimo. Esatto. C'hai una bistecca laureata. Come mi si sta imborghesendo questa chianina. Qual era, Francesca, il vino? Chianti Classico per la nostra bistecca laureata alla Bocconi. Perfetto. Madonna. Chiusura del cerchio atomica. Chiusura del cerchio atomica, ragazzi, si sta alzando il livello, fammi prendere appunto.
arrivata alla 120 e già dal profumo si capisce che è un altro pianeta. Fra questo certificato e di questa bistecca? Bistecca certificato? Assicuri, sì? Perfetto, non mi stai imbrogliando, no? Da qua, venite qui. Allora, siccome ragazzi l'assaggio della 120 lo facciamo in piedi per un semplice motivo, che io dopo un po' mi rompo le palle a stare seduti. Stai lì, forchetta. No, una non è basta, una. Assaggiamo. Chianina frollata 120 giorni. Come mi si è ringalluzzita tutta. Questa dorme con 5 gocce di Chanel e basta, eh? Questa c'ha un odore che quelle altre non avevano. È una profumiera questa. Oh là là. Oh là là. Ciao, sono una chianina di 120 giorni e mi do le arie. Chianti Classico Riserva 2017. E sbeghete, madonna ragazzi, che esperienza. Tu dici vieni a Cortona, dici ci starà Giovanotti e basta. No. Dopo 120 giorni si inizia a sentire quella frullatura classica. Non è più morbida della 90, non è più tanto morbida della 60. Secondo me tra i 60 e i 90 si raggiunge il top della morbidezza, ma ragazzi mi emerge una nota, un aroma, va in affinamento e sbighiri sbighete. Dobbiamo fare la conclusione, come tutti i video. Prima abbraccio Manuel, bravo. Ragazzo, che gran lavoro che fai. Poi abbraccio Francesca, notte, via. Francesca, lei, grazie. Ti giuro, grazie mille. Poi abbraccio lui, grazie al macellaio, grazie Francesca, grazie pure a Stellina. E questa qui, ragazzi, ripercorrendo il percorso gastronomico che abbiamo fatto, 30 giorni, ragazzi, era la chianina che tira l'aratro e lo tira da secoli, se sentiva tutta il selvaggio della bestia. 60, la chianina che mi è passata in ufficio e sta col Mac. 90, mi si è laureata la Bocconi e qui, ragazzi, la chianina mi è diventata professoressa universitaria con 5 gocce di Chanel, praticamente un altro mondo rispetto alla 30 giorni. Ma tu l'avresti mai detto che le tue carni potevano avere questo percorso? No. Se messe in mano a uno bravo. Mamma mia, che esperienza meravigliosa. Bravo Manuele, bravo, bravo, bravo. Ragazzi, venite a trovare questo ristorante perché merda. Seguite Francesca Soffersami ancora. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, seguitemi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!